L'arte come speranto, strumento di recupero e di inclusione sociale. Questo è il tema dibattuto nella sede bresciana del CFP Zanardelli nel corso di un incontro con la compagnia Liria e la direzione del carcere di Verziano. L'occasione prende le mosse da quasi una decade di collaborazione, sinergie che hanno visto gli studenti impegnati come truccatori ed hairstylist al fianco di detenuti e detenute, attori e ballerini professionisti. 8 ad oggi le apprezzatissime edizioni di uno spettacolo che ha dimostrato di saper portare sul palco disagio e pregiudizio trasformandoli in coinvolgenti lezioni d'umanità. Emozionanti pièce di danza e teatro, ora anche raccontati in un video che promette di fare scuola tra i progetti di recupero. Dovete poter avere la possibilità, anche su questi argomenti che possono sembrare più lontani, più marginali, ma che in realtà non lo sono, formarvi un proprio libero pensiero. Non farvi condizionare da quelli che possono essere i preconcetti o le informazioni che vengono veicolate dagli adulti, piuttosto che dai media, dai giornali. Quello che io cerco è, di fare è raccontare ovviamente la mia realtà, ma la realtà di chi vive quotidianamente appunto queste situazioni, proprio per dare la possibilità a chi viene negli istituti, a chi vi fa visita, a chi semplicemente ascolta questi momenti di riflessione, di crearsi una propria opinione, perché avere una propria opinione consente, per quanto mi riguarda, di essere comunque liberi di avere un proprio pensiero, un proprio concetto e liberi di esprimere se stessi. Allora, il progetto Verziano è giunto quest'anno all'ottava edizione, quindi è un lungo percorso che abbiamo fatto insieme, sia con i numerosissimi cittadini che negli anni sono entrati con noi alla casa di reclusione, sia con gli altrettanti numerosi detenuti e detenute che partecipano al progetto. Questo aspetto rappresenta ovviamente un momento molto importante per rimettere in comunicazione gli uomini e le donne nell'attesa del loro rientro nella vita civile, di creare le relazioni che consentano loro, una volta usciti dal carcere, di entrare in contatto con le persone, con la realtà esterna da cui sono stati esclusi durante il periodo di detenzione. I cittadini che entrano con noi sono allievi, miei allievi che d'abitudine seguono i progetti di Compagnia Liria. Anche per loro, per noi tutti, questa esperienza rappresenta un momento estremamente forte, estremamente intenso, sia dal punto di vista artistico, perché ogni anno attraverso i laboratori di danza, scrittura creativa, abbiamo la possibilità di proporre loro un'esperienza nuova da un punto di vista artistico, ma la cosa fondamentale è l'esperienza umana e quello che ognuno trae da questa esperienza è veramente molto molto forte, proprio in termini di relazione. Siamo alla ottava edizione. Il primo anno il progetto era rivolto solo alle donne, quindi alla sezione femminile, e dopo una richiesta venuta proprio dai detenuti che hanno chiesto di poter anche loro partecipare a un'attività artistica, abbiamo aperto il progetto grazie alla disponibilità della dottoressa Francesca Paola Lucrezzi, che è la direttrice della casa di reclusione di Verziano. Abbiamo aperto anche agli uomini e quindi è iniziata questa avventura che ha visto la partecipazione sia dei detenuti che delle detenute. Quella è un'esperienza notevole, perché far capire ai ragazzi che persone che sono, diciamo, recluse, per carità, non stanno a dare un giudizio, quindi è giusto che se sono dove sono devono rimanerci, però portare ragazzi giovani a pensare e a poter guardare in diverse direzioni, quindi a togliere un po' dagli occhi il giudizio, per noi è fondamentale, penso sia una buona lezione di vita. Portare gioventù credo che ovunque sia sempre una bella cosa. Innanzitutto energia e certamente curiosità, anche noi che per quanto ci riguarda abbiamo una certa esperienza tra virgolette, e quando ti si chiude il cancello alle spalle, insomma, una certa sensazione strana te la fa sempre. E quindi penso che il fatto di avere dei ragazzi giovani che possano vedere oltre le spalle e capire che all'interno c'è un mondo, che è un mondo a sé stante, ma che è comunque un mondo molto vicino alla città, e così deve essere e così deve rimanere. Le difficoltà, è inutile negarlo, sono tantissime, sono da un punto di vista economico abnormi, direi, che nonostante, per carità, abbiamo avuto grandi
aiuti e siamo anche sostenuti da un punto di vista generale dalle istituzioni, non è difficile capire e comprendere che sono progetti che hanno sempre un costo particolare, insomma, per cui noi comunque andiamo avanti. Entusiasmo e partecipazione da parte degli allievi di qualsiasi periodo o anno scolastico l'hanno accettato in maniera molto positiva, nonostante si trattava comunque di entrare in una struttura ovviamente non usuale per loro. Le ragazze sono state veramente molto molto brave e partecipative, ha lasciato una bella riflessione anche da parte loro sulla condizione, sulla legalità, insomma su tutti questi argomenti che sono di quotidiana amministrazione, che però per loro non è una cosa abituale vivere. La vita che entra nel carcere, una vita esterna, per cui un progetto di interazione tra ragazze molto giovani, dove per un momento loro sono le detenute, sono le protagoniste, per cui riescono ovviamente ad avere anche un'immagine diversa di sé, un ruolo diverso rispetto a quello che hanno come detenute, indipendentemente da tutto ciò che è il loro percorso di vita e il motivo per cui sono all'interno del carcere. Però l'hanno vissuta molto bene, una bella partecipazione, sì.